accanto a pagina 33. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore e Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo, che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro dei Numeri. In quei giorni tutta la comunità degli Israeliti arrivò al deserto di Sin il primo mese e il popolo si fermò a Cades. Qui morì e fu sepolta Maria. Mancava l'acqua per la comunità. Ci fu un assemblamento contro Mosè e contro Aaron.
il popolo ebbe una lite commossa dicendo: magari fossimo morti quando morirono i nostri fratelli davanti al Signore, perché avete condotto l'assemblea del Signore in questo deserto per far morire noi e il nostro bestiame, e perché ci avete fatto uscire da Egitto per condurci in questo luogo inospitale. Non è un luogo dove si possa seminare. Non ci sono picchi, non vigne, non melograni e non c'è acqua da bere. Allora Mosè e Aarone si allontanarono all'assemblea per recarsi all'ingresso della tenda del convegno. Si prostrarono con la faccia a terra e la gloria del Signore apparve a loro. Il Signore parlò a Mosè dicendo: prendi il bastone, e tu e tuo fratello Aarone convocate la comunità, parlate alla roccia sotto i loro occhi, essa darà la sua acqua. Tu farai uscire per loro acqua dalla roccia, darai da bere alla comunità e la loro bestiame. Mosè dunque prese il bastone che era davanti al Signore, come il Signore gli aveva ordinato. Mosè e Aarone radunarono l'assemblea davanti alla roccia. Mosè disse loro: ascoltate, o rebelli, vi faremo noi forse uscire acqua da questa roccia. Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il bastone due volte, ne uscì l'acqua in abbondanza. Ne pervero la comunità e la bestiame. Ma il Signore disse a Mosè e a Aarone: poiché non avete creduto in me, in modo che manifestasse la mia santità agli occhi degli israeliti, voi non introdurrete questa assemblea nella terra che io le do. Queste sono le acque di Meriba, dove gli israeliti litigarono con il Signore, dove egli si dimostrò santo in mezzo a loro. Parola di Dio. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazia. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Entrate prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatto. E Lui nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Aleluya, aleluya, aleluya.
sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa. La potenza degli inferi non prevarrà su di essa. Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Parola del Signore. Nella parola che abbiamo appena ascoltato si intrecciano fede, vita e obbedienza. Fin dalla prima lettura tratta dal libro dei Numeri, il popolo che si trova nei bisogni vitali, di cibo, di acqua, e mormora contro Dio, non riesce a fidarsi della potenza di Dio, lo tenta in un certo qual modo. E in questa infedeltà la reazione di Dio è interessante, perché fa scaturire dalla roccia l'acqua per dissetare il popolo e tutti gli animali. Noi sappiamo come, fin dalla predicazione apostolica, in quella roccia si è visto Gesù Cristo, la roccia vera, e in quell'acqua la grazia divina che disseta il desiderio di assoluto del divino che c'è in ogni uomo. E nel brano evangelico che abbiamo appena ascoltato si ripropone lo stesso tema della roccia. Gesù associa a sé Pietro, presentato come roccia dopo aver fatto la sua professione di fede in Cristo Gesù, figlio di Dio, riconosciuto come Messia. E
Gesù dice: tu sei la roccia e su questa roccia si può costruire, edificare la Chiesa. Però subito dopo, annunciando la sua passione e morte, Pietro fa marcia indietro e riprende Gesù stesso, perché concepisce la messianicità di Gesù alla maniera giudaica. Diventa una roccia di inciampo, una roccia di scandalo, una roccia che impedisce a Gesù, o tenta di impedire a Gesù, di poter realizzare la sua missione salvifica. Ecco perché viene chiamato Satana. Ora, anche nella nostra vita, noi possiamo sperimentare tutto questo. Anzi, la nostra vita giorno per giorno è interpellata dal mistero della morte e risurrezione di Gesù. E noi siamo chiamati a entrare in questo mistero, perché nella fede obbedienziale al mistero di Dio, noi possiamo permettere alla salvezza di raggiungerci e di trasformare tutta la nostra vita, incamminati come siamo per il Regno dei Cieli. Gesù Cristo è figlio del Dio vivente, ha voluto e istituito la Chiesa come sacramento visibile di salvezza. Insieme a tutti i nostri fratelli di fede invochiamo il Padre dicendo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, perché professi con coraggio e gioia la fede in Gesù, pietra angolare, per l'edificio spirituale che ha inaugurato con la sua morte e la sua resurrezione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la società civile, perché non trascure gli stimoli e gli aiuti delle comunità cristiane, per la mozione del bene comune dei neocittadini. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per il Papa, successore dell'Apostolo